Ciao ragazzi o ciao bambini, beh insomma ciao a tutte e due nel caso, se sei un papà, se sei una mamma, se sei direttamente il bambino che stai guardando questo video, beh e questa è proprio la giornata dedicata a te. Quindi come avrai letto dal titolo e come promesso a tutti i miei allievi bambini, oggi ho preparato questo video presentazione perché sì, vabbè, è la prima sfida ed è l'ultima prima che chiudo la stagione, però ne ho messe in calendario delle altre, quindi da essere da fare una cadenza anche non mensile come sto facendo per gli adulti, ma bimestrale per i bambini. Quindi ogni 2 mesi faremo una sfida, un mese e mezzo circa abbondante. Ok, detto questo, ragazzi, aspettate un attimo, vi voglio far vedere l'impegno di questi bambini, di questi miei allievi che si sono messi veramente alla prova. Guardate, in tutti questi anni, ragazzi, quanto è stato importante per loro migliorarsi, prepararsi, coordinarsi, diventare forti, veloci, agili. Credetemi, hanno messo tutto quello che avevano e anche qualche pianto, qualche difficoltà. Vi assicuro, ma è stato bello, è stato bellissimo crescere insieme a loro ancora una volta su prove di resistenza, prove di forza. Insomma, veramente è stato come dire, tutto spettacolare. Mi sono goduto ogni momento che ho passato con loro, anche se sono stati momenti brevi. Per non parlare della prima verticale che si è conquistata Eleonora, voi non potete immaginare dopo quanto tempo si è conquistata questa verticale da sola. È riuscita a conquistarsi questa verticale, a superare. Perché sembra facile, no? Dei, vabbè, che ci vuole male? Fidatevi, gli ostacoli mentali, la paura, gli ostacoli fisici, migliorare, acquisire sicurezza e tutto il resto, tutto quello che riguarda le componenti fisiche, non è poi così scontato come può sembrare. Quindi vi ho voluto far vedere questi esercizi, queste giornate che ho passato con loro. Non ho tutti gli altri allievi perché poi un po' li ho persi, un po' non, insomma, non sono riuscito a stare ordinato sulle lezioni dei bambini. Non è stato così semplice. Spero che ti ho reso l'idea e che per questo impegno, grazie a loro, grazie a me, grazie a tutti quanti, grazie ai loro genitori, ce lo meritiamo un like, lascialo, perché questo aiuterà a crescere questo canale, perché a me piace fare rete. Credete, mi piace veramente tanto, ci sto investendo veramente tanto e mi piacerebbe crescere, quindi a te non costa nulla, basta che lasci un pollice in su, quindi fai un clic e proprio se vuoi esagerare, lascia l'iscrizione al canale attivando le notifiche, ti arriverà una semplice notifica, perdonatemi il gioco di parole, quando inserirò un nuovo video, comunque un nuovo tutorial, eccetera, eccetera. Tra l'altro ti posso dire che a proposito di sfide ci sono anche quelle degli adulti, una al mese e la quarta è in corso, ma vabbè, non è questo il video, mi concentro sui bambini. Bene, fatta questa piccola premessa, ora ti dico come si svolgerà questa premessa. Perdonatemi un attimo perché io metto. Ok, metto, sì, lo so, si è attivata questa camera, ma io preferisco parlare in questa camera. Ok, che dire ragazzi, che è importante che ti spiego che cosa succederà. Allora, l'idea non è la sfida, l'idea è le sfide, perché li voglio mettere alla prova ancora una volta, cercando di mettere insieme coordinazione, velocità, equilibrio, resistenza, la loro forza, insomma un po' di capacità motorie varie, almeno quelle basilari, per cercare veramente di farvi capire quanto effettivamente siano migliorati questi bambini e quanto si possono mettere in gioco, e lo dimostra ancora tutt'oggi questa sfida. Quindi ragazzi, detto anche questo, come dici Mario, sì, ma i premi per questi bambini? Beh, per ogni sfida che si rispetti, anche qua ci saranno i premi. Primo, secondo e terzo classificato. Allora, nel primo premio ho pensato di regalargli un mese di abbonamento, ovviamente allenandoti con me, direttamente nei miei studi, sia a Petiglia che a Crotone. Nel secondo posto un bellissimo zaino da palestra, quindi un altro premio utile. Al terzo posto un cappello, e poi ovviamente per tutti i partecipanti ci sarà il cosiddetto premio di consolazione, ma è un premio proprio per ricordarci la giornata, sempre utile per tutti quanti.
Nulla, che cosa ti volevo dire se non tutto questo? Volevo aggiungere altro? Beh, no, mi sembra proprio di no. Allora, mi dispiace che non abbia fatto altre sfide per i bambini, ma io ho messo a calendario per il prossimo anno, perché questa ovviamente con questa la prima e l'ultima che chiuderò la stagione, però ho già messo a calendario che è circa un mese e mezzo di ogni mese e mezzo, perché quella delle adulti ce l'ho ogni mese e mezzo circa inserirò anche questa sfida per i bambini. Niente, mi pare che ti abbia detto tutto, che devo aggiungere altro? No, segui il coach, iscriviti al canale, sotto ti lascerò il link anche per andare a vedere la sfida, quella degli adulti, perché quest'ultima è in corsa all'ultimo chilogramma, chi ne solleva di più in un solo colpo, quindi se ne vuoi far partecipe è in corso. Sotto comunque ti lascio l'app sia per iscriverti per i bambini che per l'iscrizione degli adulti. Grazie di essere passato da questo video del coach, spero che io ti sia stato utile. Se tu pensi che io sia utile, ti posso essere d'aiuto, me lo vuoi scrivere sotto, qualsiasi domanda, e noi ci vediamo alla prossima. Allenati bene, ciao!